poco. Ancora meno del solito. Però ce l'abbiamo un po' di tempo, più o meno. Andiamo un po' se riusciamo a... Vediamo, si sente tutto. Riusciamo l'audio. Sì, c'è solo... Questo da abbassare un pochino, da rendere, diciamo, umano l'audio. Ma molto umano l'audio. Vediamo adesso se si sente bene. Dovrebbe sentirsi bene. Intanto fatemi mandare il link velocissimo, così tanto da vedere se viene qualcuno a salutare. Sì, direi che ci siamo qua. Oh, ciao Ale, come stai? Mi senti bene? Tutto a posto? L'audio tutto a posto? Mi senti? Allora, chatbox. Bene, bene, tutto bene l'audio, incredibile. Allora, vediamo un po'. Perfetto tutto addirittura, brividi qua, attenzione. Allora lo metto qui, farò poco tempo stamattina, ma perché io faccio sempre tutte le cose super improvvisate, non fa niente. Vediamo un po'. Anche la chat adesso è giusta, no? Cioè, come all'inizio ero su YouTube, l'audio del gioco era alto. Sì, l'ho dovuto reimpostare al volo perché ho fatto tutta una cosa improvvisata, come sempre del resto. Ma in teoria adesso dovrebbe essere a posto perché ho abbassato e regolato tutti i volumi. In teoria. In pratica non lo so, però in teoria dovrebbe essere così. E soprattutto... Tutto giusto? Grande. Come stai, Ale? Tutto a posto? Tutto a posto? Allora, adesso non sto seguendo cosa stanno scrivendo perché devo fare un attimo spam. Inizio subito la partita Mario Kart. Che ore sono? 11:18. Ma sì, Ortiz, quando me lo regali? E beh, ci vuole tempo. I regali arrivano quando uno meno se lo aspetta. È sempre così. Ok, direi che ci siamo, è tutto regolare, ora controllo ancora un attimo qua il volume, ma dovrebbe essere tutto a posto, audio ok, papapero papapà. Ok, sì no, perché tutte le volte c'è sempre la big surprise quando meno te lo aspetti in questo gioco. Adesso cambio scena. E se lo dici tu, Ale, ci fidiamo. Se lo dici tu, Ale, ci si fida. Allora, via. Pronti, partenza, via. Ok. Abbassa la musica, dici? Chiama la musica è bassa comunque, fa vedere. Allora, la musica ti posso garantire che è bassa.
molto bassa. Ma non la sento alta. Bassa area, non si sente tanto. Cioè non dovresti sentirla più di tanto, la sento pochissimo anch'io. Vedi, troppo bassa, infatti, te l'ho detto. Fammela alzare un pelino, dai. Così dovrebbe andare bene. Eh sì, che è perfetto, in un mondo imperfetto. Ciao Fracca, buongiorno. Oh, mi sono un po' riposato ieri sera, perché ieri sera ero veramente stanco. Però stamattina ho già lavoricchiato perché mi sono dovuto un attimo... Cazzo, sta iniziando, io sono a scrivere un messaggio. Stamattina ho già dovuto lavoricchiare. Mi sono tolto una cosa così almeno me lo sono levato dalle balle. E sì, mi sono collegato poco prima di mezzogiorno, faccio un giretto su Mario. Non solo giappo, ci sono anche francesi, sì, incredibile. Sì, però ci sono un sacco di giappo, come sempre. Poi c'è qualche disperato francese che come me dall'Europa fa qualche partita. Guardate come hanno tutti la maggior parte lo stesso kart, perché ovviamente determinato kart dà determinati bonus, come dico sempre. Guarda sti giappo maledetti, maledetti giappo. Ma no, ma io ti odio profondamente. Brivido? C'è un odio profondo in città. Sì, questo guscio rosso che me lo schivo così. Non mi ricordo quanti siamo. Quanto mi prende? Sì, mi prende tantissimo. Sì, è il kart che usano tutti, il più veloce. Quello lì è quello con Waluigi, quello con le ruote piccole. Madonna. Aia, ma perché lo lanci indietro? Ma perché lo devi lanciare indietro? C'è una combo. Ma dai, ma perché mi ha inseguito fino lì? Dai, però che sfiga, no. Ma non ci posso credere, Non ho neanche visto che posizione sono arrivato, perché c'ho davanti, ci sono davanti io, vabbè. Ottavo, vabbè. Ero quinto. Praticamente quando usano il kart, quello, come si chiama? L'ultima curva, mi ha fregato. C'è tipo Waluigi. Poi ci sono quelli con le ruote piccole. Adesso vediamo se lo posso cambiare. Adesso non lo posso cambiare, magari il prossimo giro te lo faccio vedere. Perché ormai avevo già schiacciato. Aspetta che devo guardare una cosa. Ok. Ah, questa pista. Ah, questa pista. La odio. La odio. Ah, che bello. Avete consigliato ieri Fracca alla fine, eh? Avete fatto tutto? Senza problemi? Oh, buongiorno Vicky! Come sta? Minchia, non ci sono mai passato lì sopra. Panico, panico! Mannaggia la pupazza! Ma guarda questo con la stella, ma guarda questo con la stella. No, vabbè, ma incredibile!
Avete consegnato, avete fatto tutto, no? Madonna. Ah, questa l'ho sbagliata. Domani server down? Ma va? Ah, ma al mattino per la manutenzione? Comunque sto ultimo aggiornamento hanno fatto un po' di scazzate, eh. Non so nemmeno come sto, Nico. Una crisi di nervi. Ma perché non riesci? Perché non esci? Per il discorso che non stai uscendo? Madonna. Aspetta che adesso vi leggo, eh. E che cazzo! Madonna, ma che disagio! Che disagio! Ho fatto una cazzata lì a usarlo. No, no, la stella no! Madonna! Madonna! Non so quanto sono arrivato, fatemi vedere. Quarto posto! Parliamone. Che si nervi perché non stai uscendo, scusa? Mattino dovrebbe, solo manutenzione, massimo 2 ore, serve offline, ok. Sì, sì, ma infatti io già o stasera, ma no, stasera sono a cena fuori. Però quando torno, vediamo, se torno presto potrei fare Graveyard che vado avanti col DLC, così prendiamo altrimenti salterò stasera e farò domani. Comunque SOT conto di rigiocarlo grosso modo venerdì o sabato, penso. Oltre a non uscire, che tanto alla fine, anche finita la quarantena, non cambierebbe molto perché non potrei comunque andare da nessuna parte, ma proprio perché senza stimoli non combino nulla, giornate monotone. Ok, ho capito. L'unica cosa è che, nel senso, vabbè, a parte uscire semplicemente per fare anche una passeggiata, nel senso, anche solo per stare un attimo all'aria aperta, ogni tanto ci sta anche per scaricare un po' le tensioni. Se hai un posto magari carino anche dove andare a fare due passi, molto semplicemente, secondo me a volte può servire, piuttosto che stare rinchiusa in casa magari per troppo tempo. Cioè io per esempio sono uno che esce abbastanza, nonostante il mio lavoro mi porti a stare molto seduto davanti al computer, perché sono molto spesso davanti al computer, ma esco anche molto, perché per esempio vado magari a fare delle passeggiate col cane, senza il cane, oppure comunque vado in giro, faccio cose, anche solo per il giornale a volte mi devo muovere per altri motivi, quindi cioè ci sta, nel senso, muoversi anche quando non si ha un obiettivo, tra virgolette, solo per uscire un po' e svagarsi. Aspetta che non so se è arrivato qualcuno, adesso non vi leggo, un secondo. Ma vaffanculo! Puttana bastarda. Aspettate che adesso mi concentro un attimo. No, 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 il blu no. Madonna, che strage che ha fatto. Finisco e vi leggo, eh. No, ma sono tutti abbonati, io no. Aspetta che... Ale, ti leggo dopo perché sono un attimo incasinato qua, se no. Sto cercando di concentrarmi che qui già... Po... Non lasciano scampo, tua mamma giapponese. Ma vaffanculo, mi ha rubato il guscio. Zio, no, il guscio rosso no. La cosa bella è che non vedo neanche in che posizione sono, perché c'è la mia... C'è il mio faccione. Certo, non vedo niente. Grazie, molto gentile. E dammi un razzetto! Babelino, ci posso credere, dai. Ma come fa a prendermi il fulmine che sarò ultimo? Ultimo, ah no, eccolo qua, l'ultimo. L'ultimo ovviamente gli dà il razzo, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Dammela a me un cazzo di... Un altro razzo! Ma che è? Tiè! Non sono arrivato ultimo. Quanto sono arrivato? Penultimo. Ah, sesto, mica. Pensavo di essere molto più indietro.
Io spero invece che oggi sia l'ultimo giorno. No, no, ma sono tutti abbonati e io no, mi sento uno stro a non fare l'abbonamento. Ma non devi, non devi. Non è importante l'abbonamento, è importante la presenza, la compagnia. Poi un giorno qualcheduno ti regalerà l'abbonamento. Magari sarò io, magari sarà. Chi lo sa. Comunque sì, cioè Vicky, secondo me cercare di evadere un po', al di là del fatto che poi si abbia o meno un obiettivo, è importante. Siccome no, io sono sfortunato, ma non dire cavolate, non sei sfortunato. Sfortunati sono altri. Perché dici che sei sfortunato, Ale? Non sei sfortunato. All'inizio sei arrivato, ti sei comportato male, tra virgolette, e quindi non eri visto di buon occhio. Adesso, ultimamente, ti stai comportando bene, quindi, diciamo, tutti ti cominciano a vedere meglio. E quindi, piano piano, sicuramente, se continui così, ti comporterai bene e sarai sempre più ben visto e otterrai sempre più risultati positivi. Non in termini di virus, intendo ovviamente, perché oggi bisogna anche specificarlo! Oh, da quant'è che non faccio sta stabili? Ah, sto pendolo qua in faccia, quotatissimo tutte le volte. Qui rischio! E brivido! Ho proprio voglia di giocare al becchino stasera. Ti regaleremo una macchina. Bravo, Fracca, facciamo una colletta. Io e il bisnonno. E ti regaliamo una macchina, esatto. Un kart più che altro. Via! L'ho preso questo qua col cuscio, eh. Adesso ti leggo, Vicky. Appena finisco, perché ho visto che è un po' lungo, non riesco a leggerlo adesso. Cioè, già sono impedito di mio con questi giappo. Se poi mi metto anche a guardare. Oh, sto spammando merda dietro. Vediamo se ho preso qualcuno. Rischiosissimo questo, rischiosissimo. Ma guarda sto Waluigi di merda! Dovete andare tutti fuori pista. Dovete morire tutti fuori pista. Minchia se vi odio. Minchia se vi odio con queste banane di merda. Guarda, guarda, sti cazzo. No, no, vi odio, vi odio, vi odio, vi odio. Minchia, adesso vi lancio un guscio nelle gengive a tutti. Adesso me lo prendo in faccia io, sicuro. Oh, qualcosa mi dice che è l'ultimo giro questo. Adesso leggo. No! L'ho clamorosamente mancato, non ci posso credere. Minchia, no, il pendolo in faccia no. Ti prego, ti prego, ti prego, fammelo prendere. Il razzo! Il razzo! Vabbè, dai, devo usarlo, vaffanculo. Dammi un'altra stella. Oh, Madonna! Tiè, il nonno c'è! Quinto, quarto, terzo, sesto, quanto sono arrivato? Quinto, vaffanculo, va bene. Ale, vista anche la tua età, è normale che non ti possa permettere un abbonamento su Twitch, ma non è quello che ti rende migliore nel canale del nonno, anzi, la presenza per le generazioni sono sicuramente più importanti e più credibili. Assolutamente, brava Vicky, è quello che dico io. Perfettamente sintetizzato. Fracca la macchina, sono fortunato, mi regalano la 50 tira. Come fai a dire che sei sfortunato quindi? Sacrosante parole Vicky. Vicky è quello che volevo fare all'inizio, ho fatto male. Comunque non ti preoccupare, hai avuto tempo per redimerti, per comportarti meglio in questo momento. Quindi, nel senso, tu continua a comportarti così e poi magari. Voglio dire, ci siamo capiti. E le
L'importante in tutti questi canali, a parte quelli grandi dove c'è una dispersione, cioè nei grandi canali Twitch dove ci sono troppi spettatori, gli streamer non riescono ovviamente a seguire quello che viene scritto nella chat, non possono farsi una chiacchierata come sto facendo adesso io con voi, perché hanno talmente tante persone che ovviamente scrivono tutti, loro leggono qualche messaggio qua e là, e poi per il resto, diciamo, sei un po' un numero sostanzialmente che scorre per lo streamer. Invece quando il canale è più piccolo, da un lato paradossalmente è più bello perché c'è un discorso di intimità, no? Che si conserva, cosa che si perde invece nei grandi streamer, che ovviamente dalla loro hanno i grandi numeri, il fatto, e per l'amor di Dio, quello è giusto, però loro ci sono arrivati anche perché magari sono stati costanti, cioè sono stati, come dire, hanno avuto alcuni la bravura, altri la costanza di portare continuamente contenuti, eccetera eccetera, ma ci vuole tempo per arrivare a fare quei numeri lì, eh? Tempo e fortuna e una serie di combinazioni di cose. Ma nei canali piccoli come il mio, che è nato da poco, e come anche altri canali, c'è da dire che l'intimità si preserva ed è una cosa bella, secondo me. È una cosa molto bella. Tieni qua. No, no, sta cazzo di stella sotto, no. No, ho sbagliato. Tua madre giapponese. Tua madre giapponese. Io sta pianta l'ho sempre odiata e sempre la odierò, proprio fisso. No, vai, ma guarda che cazzo di sfiga! Sto fulmine lurido! Cioè, proprio mentre stavo saltando, no? Poteva capitare in un altro momento. No, quando salto, cazzo? Madonna, ci stavo passando in mezzo. No, no, il razzo no. Vaffanculo. E beccatevi anche questo. Guarda, la stella che non mi serve un cazzo perché non becco nessuno. No, questo con la pianta, ma tua madre. Non so neanche come insultarti perché non si può leggere neanche il tuo cazzo di nome, guarda. Non so neanche come insultarti, cazzo, perché non si può leggere il nome. Guarda, questo va sotto, cade. Ho fatto una gara esemplare fino adesso. Una conduzione esemplare. La stella. La uso adesso? La uso dopo? Usala subito, non aspettare, nonno! Tote, becca di sta sportellata! No, no, dammeli! L'ho presi, sì! Sì, li ho presi! Dammi qualcosa di buono! Sì, la stella ci piace! Non devo sbagliare la curva qua per arrivare almeno... Madonna! Oh, attenzione! Quanto sono arrivato? Vabbè, sempre quinto, sesto posto, cioè l'unico italiano lì in mezzo, insieme a questi che comunque vanno benone, devo dire, non male. È quello che volevo dire, però puoi sempre redimerti, mi sembra che tu sia andato... Sì, esatto, brava Vicky, l'ho notato anch'io, però quello che ho fatto all'inizio sono diventato famoso. Ma sì, non è che sei diventato famoso, ma sei diventato famoso in maniera negativa. Invece adesso... ti stai, diciamo... Ti contraddistingui per essere, diciamo, molto educato, ti comporti bene e quindi sei una persona matura, ti stai dimostrando civile. E soprattutto la cosa bella è che si crea comunità in questo modo, no? Si fa amicizia, si scambia pareri al di là dei videogiochi. E poi lo spirito, no? Il povero Orazio o il porto Orazio? Il poro Orazio non lo so, si sta sfondando con questo gioco evidentemente. Quello del calcio, adesso è preso bene, ma vedrai che poi quando esce fuori il contenuto, quello nuovo di Sea of Thieves, si fa rivedere l'Orazio. Baby Park a 150 ci piace, l'avrei preferito a 200. Eh sì, mi sa che è quello lì del calcio. È quello del calcio. Sì, io non sono... Cioè, un tempo lo seguivo molto di più il calcio, adesso è proprio zero. Cioè, poco e niente. Ogni tanto la nazionale, qualche partita del Milan, del milanista, ma quando ci sono le partite di Champions, per il resto non me ne frega un cazzo, cioè. Un tempo andavo anche allo stadio, andavo sempre a Milano, adesso frega più un cazzo.
troppi soldi e poca passione, non c'è più lo spirito di una volta, non mi piace più. È diventata una cosa che non la condivido più. Sì, no, ma per me, guarda, in questo periodo anche per me, in questo periodo potrebbero chiudere anche per me tutti gli stadi, guarda, per come... Mi dispiace perché è uno sport che purtroppo è bello, ma purtroppo lo stanno rovinando, l'hanno rovinato, cioè questo è il discorso. Perché lo sport del calcio, il calcio è un bellissimo sport, rovinato purtroppo da pochi, questo è il discorso. Ma è un bellissimo sport il calcio. Oh, che? Ma guarda sto bastardo. No, la banana non l'ho vista. Zio canarino. Dammi un razzetto, minchia. Dammi un razzetto. È bravo. È bravo. Oh, guarda. Non c'era momento migliore per darmelo. Dammi un funghetto. No. Una stellina. Vabbè. Siamo sempre lì. Ormai ho fatto l'abbonamento al sesto posto. Dai, vaffanculo. È meglio NBA, è meglio una partita a dadi. Il calcio ha rovinato i giocatori che pensano le vince. Sì, purtroppo sì, avete ragione. Cioè, troppi soldi, circolano troppi soldi. Troppi soldi, ragazzi. Non che non ne siano mai circolati, attenzione, perché il calcio ha sempre fatto girare dei gran soldi. Ma è troppo... Cioè, li vedi anche... Poi i social hanno amplificato questa cosa. Sono troppo... Troppo attaccati ai soldi. Non c'è più lo spirito di sacrificio, non c'è più lo spirito della squadra, è diventato una merda, purtroppo, mi spiace dirlo. Ecco, il basket, vedi, come tanti altri sport in Italia, purtroppo sono messi in secondo piano, eppure sono sport bellissimi anche quelli. Ma la cosa triste è che il calcio in sé per sé considerato, se escludiamo tutto il parterre, tutto quello che ci ruota attorno, sponsor, eccetera, eccetera, il calcio come gioco è un gran bel gioco. Se noi ci dimentichiamo di tutto quello che ci ruota intorno, lo immaginiamo solo come il gioco del calcio, è una gran bella cosa. Il problema è tutto quello che nel corso del tempo si è costruito sopra. Purtroppo è uno sport che è sempre piaciuto, ha attirato il pubblico ovviamente porta soldi, porta aziende a investire per pubblicità, eccetera, eccetera, e oggi ci ritroviamo con un mondo del calcio con giocatori strapagati dove lo spirito di sacrificio è messo all'ultimo posto. La passione è l'ultima cosa, quasi. Zio canarino. Io sta pista qua la patisco tantissimo, ma tanto la patisco, ma tanto. No, l'ho presa lunga. Brivido. Comunque, tutti giapponesi. Ma vaffanculo. La cazzo di bomba che mi esplode in faccia. Ma perché tutti giapponesi? Io posso capire al mattino, ma per farvi capire, Mario Kart veramente in Italia, cioè non è per niente, non tira più come una volta. Eppure è un gioco bellissimo. Cioè, in Giappone si spacca una merda di sto gioco. A parte che in Giappone hanno completamente un'altra cultura, un sacco di altri giochi. Però Mario Kart è sempre stato, insieme ad altri titoli... Tipo, io non sono un fan di Super Smash Bros, però c'è un sacco di gente che si spacca a Super Smash Bros. Ma come fai a competere? Come fai? Ecco, questo è il kart che ti dicevo, Alessio. Questo qua che è davanti a me, sto giapponese qua, vedi che c'ha Waluigi con questo kart, anche quello davanti ce l'ha. Sono i kart più veloci quelli lì. Se usi quelli hai un boost, diciamo, di velocità. Infatti li usano tutti. Usano tutti Waluigi. Però io non lo... Cioè, volendo potrei usarli anch'io. Però non è bello, secondo me, usarli solo... Sì, esatto, quelli lì sono... Ma vaffanculo! Guarda quello Yoshi lì come si è infognato. Ma qui è un bagno di sangue. Se non prendiamo una scatola... Devo prendere la stella subito.
Non so quanto sono arrivato, ma non sono andato bene. Vabbè, è andato ancora bene, rispetto a tutto quanto. Con il verme, sì, quello lì, quello lì. Ok. Ma questa non era ancora uscita, che ore sono? 11:45. Ok. Ah, la volete tutti, questa pista arcobaleno finta. Oggi c'ho un'altra bella giornatina. Cara Vicky, cara Vicky. Ma prospettive per quanto riguarda il lavoro, stai sondando un po' in giro, hai trovato qualcosa oppure stai sempre aspettando magari che gli cambi qualcosa dove eri fino adesso, dove sei finora? Adesso non sono aggiornato. Ecco il verme lì davanti, guarda, tutti e quattro ce l'hanno questi qua, tutti e quattro ce l'hanno, per farti capire. Sì, ci sto pensando, sai, Fracca? Ci sto pensando seriamente. Devo vedere a che ora torno. Ma devo continuare il DLC assolutamente. Lo devo continuare perché lo voglio finire, ovviamente. Anche perché era tanta roba. Stasera, se torno dalla cena in un orario decente, assolutamente. Questa pista di Animal Crossing non mi fa impazzire, devo essere sincero. L'unica cosa che figa che cambiano le stagioni. Che è la saga delle stelle, cazzo. Ma è 200 sta cazzo. Ma l'hanno messa a 200, andiamo troppo veloce per i miei gusti, vero? A 200, cazzo. Sì, a 200, cazzo. Madonna, se è a 200. Sì, a 200, voglio. Adesso ti leggo, Vicky. Finisco qua, tanto stiamo andando a 200. Minchia, sto facendo di quegli incontri ravvicinati con le recinzioni che la metà basta. Ah, no, neanche una scatola, cazzo. Ciao. Sì, a 200. Già non mi piaceva come pista normalmente, figuriamoci a 200. E dammi un cazzo di razzo! Ciao. Molto male questa pista 200, sono, mi fa cagare. Oh, un americano, attenzione. Zero totale, continuo a cercare, mandare curriculum, candidarmi alle offerte, ma non cambia nulla per ora. Ma dove ti stai orientando, nel senso, in quali settori? Se non organizza un'arena, anche stasera gli altri potrei esserci, ma lo saprò all'ora di cena. Ok. E ancora il coso rotto, come si chiama? Quello che ti serve per Discord. Cosa, Ale? Cos'è quel coso rotto per Discord? Spiegami, spiegami. Perché Fracca ride? Ah, ho capito adesso! L'apparecchio acustico, sì. È il mese dell'udito, perché adesso c'è il super bonus bisnonni. In teoria con il super bonus bisnonni Fracca dovrebbe riuscire a aggiustarlo. Il governo Draghi sta pensando a questa nuova manovra per venire incontro alle esigenze dei bisnonni. Super bonus apparecchi acustici Discord Edition. Zio, che partenza di merda. Ho cannato, ho toppato in pieno la partenza.
Aspetta, Vicky, che non riesco a leggerti, ma appena finisco ti leggo. Yabadabadu! No, vabbè. No, vabbè. Via! No, 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 io a me piace leggere, cioè scherzi. Se sapessi quello che leggo io ogni giorno in termini di comunicati stampa e cose, leggo e scrivo, cioè ti viene da... In confronto a quello che scrivi tu è una barzelletta. Ah, che belli tutti i miei siete, venite qua. E vieni così, impari a lanciare quel cazzo di boomerang, che te lo dico io dove lo devi mettere. Oh, e adesso? E adesso becca di questo. Lo so che mi superi tra un secondo perché c'è il fungo, ma te l'ho lanciato lo stesso, perché mi stai simpatico. No, 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 il guscio. Minchia, mi è passato sotto il culo. Sotto l'ascella. Via. Ora ditemi cosa ho da recriminare in questa parte di gara, che sto giocando benissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, dai, dal guscio rosso, ma quelli c'ha le banane, che cazzo se ne fa, Beni? Cioè, eh sì, mi lancia la banana indietro, ragazzo. Beccati questo, furbetto! Allora, io non so in che posizione... No, ecco, lo sapevo! Lo sapevo che arrivava quel cazzo di guscio! No, no, vabbè, pure il razzo no. No, non ho preso i gusci! Che delirio. No, che schifo. Che schifo. Ma non è giusto. Ditemi se non sono congiure nei confronti del nonno queste. Ditemelo. Fatemelo sapere se non sono congiure nei confronti del nonno. Sì, sì, spara, spara. Mannaggia a te. Lo volevo prendere. Lo volevo prendere, ma non ce l'ho fatta. Vabbè, sono arrivato prima dell'americano, va già bene. Nessun settore specifico, visto che non ho un diploma e non ho esperienza in settori specifici. Quindi, dal lavoro in fabbrica, supermercato, a fare pulizie, poco mi cambia per ora. Ok. Cosa mangiate oggi a pranzo? Settimo, no, scherzo, ho fatto cagare, ho fatto. Sì, sì, ho capito, Vicky. Però, nel senso, dalle tue parti, in teoria, dovrebbe esserci... Almeno, sicuramente più che da queste parti, nel senso qua paradossalmente, cioè qua paradossalmente le mie parti troveresti a livello stagionale tantissimo, magari 5-6 mesi. Tra l'altro adesso, quest'anno, io oggi mangio pasta al pesto, sicuro al 100%, perché c'ho del pesto da finire, ma pesto con la P maiuscola, non il pesto marcio che comprate voi al supermercato. E... quindi qua troveresti paradossalmente il lavoro stagionale, e il lavoro stagionale tra l'altro quest'anno hanno allargato, diciamo, il range, perché solitamente era sì, non voglio sapere come lo fai perché ti potrei insultare, guarda, potresti togliere il like se so come fai il pesto secondo me, come lo fai, quindi non me lo dire, non lo dire, non parlare, perché sicuramente fai qualcosa di sbagliato, sicuro. E no, sto scherzando, se vuoi scrivilo, ma spero che non tirerai qualche bestemmia. Adesso gli altri anni solitamente la stagione dove va? Parte da giugno, maggio e va a finire fino a fine settembre, ottobre. No, io la odio sta pista. E adesso, siccome l'anno scorso causa Covid non solo, non sono riusciti a trovare gente per la stagione, no, non sto scherzando, mancavano qua in Liguria camerieri, mancavano bagnini, mancavano figure, diciamo, di vario tipo, sia negli alberghi, sia nei ristoranti, sia nelle spiagge, vaffanculo, mancavano un po' dappertutto. E quest'anno gli albergatori, i ristoratori, i concessionari, gli stabilimenti balneari, piuttosto che diciamo avere gente, garantirsi la presenza di personale durante tutto, diciamo, il periodo stagionale, hanno deciso, zio cantante, di assumere persone anche... Oh, che bello. Anche prima, quindi quest'anno assumono, è a 200, figuriamoci, già non la so fare a 150, e assumono prima, quindi già adesso a febbraio ti chiamano se vuoi andare a lavorare e ti garantiscono sostanzialmente un posto di lavoro. Niente, dove sono passato? Non c'ero mai passato, cazzo di là. Questo è, diciamo, l'unica nota positiva quest'anno, perché stanno già assumendo adesso per la stagione, quindi invece che farti 5-6 mesi, magari te ne fai... Puttana bastarda, 7-8. Aspettate che arrivo. Datemi un cazzo.
Guarda te! Ma guarda te! Questa qua 200 per me è infattibile. È infattibile per me questa pista 200, non la so fare. È infattibile, dai. Sono arrivato penultimo, se non ultimo. No, terzultimo, vabbè. Qui trovi, ma se sei diplomato e laureato oppure ti devi fare lavori sottopagati. Full time 700, ok, minchia. Basilico fresco buono. Questo qua sono i classici bot che ti chiedono di comprare gli spettatori, cosa che ovviamente io non farò mai. Cioè, questa qua viene in un canale Twitch di un ligure a chiedere se io sono disposto a spendere per avere degli spettatori. Ma tu hai dei grossi problemi, mi sa, ma fatti veramente curare da qualche computer. E i giovani, il nonno non ha bisogno di comprare, esatto, cioè io proprio, ma poi c'è, ma come ti salta per la mente una roba del genere? Un bot, esatto, tritavo tutto, lo mettevo nel barattolo e l'olio lo mettevo fino in cima al pesto. Beh, diciamo che rispetto alle bestemmie che sono solito sentire da queste parti, paradossalmente, di gente che prepara il pesto, in confronto Ale tu sembri quasi un canavacciuolo del pesto, bravo, bravo. Però ci sono anche altri ingredienti, lo sai che ci vuole il pecorino, lo sai che ci vuole l'aglio di Vessalico. L'aglio di Vessalico ci vuole, quello proprio di Vessalico, la ricetta originale ovviamente, quello ti sto dicendo. Poi ognuno ci mette quello che può, però se vuoi seguire la ricetta è quella. Tra l'altro io... Ah, e poi ci vuole un olio extravergine di oliva. Che poi se volete vi parlo dell'olio extravergine di oliva, dell'olio potrei parlarvene per delle ore, raccontandovi di quello che è l'olio che sicuramente... mangiate, che sicuramente probabilmente non è neanche extravergine, oltre che non essere olio. Ma questo è un altro discorso. Baby Park a 200, questa era da fare a 200, che è da folli, lo so, c'ho l'albero di olivi. Hai l'albero di olivi? Cioè uno ne hai, che cazzo è? Comunque Vicky, tu ci scherzi, ma c'è gente che li compra veramente i followers, eh? Come godo che ti sono venuto. Oh, stella contro stella, chi cazzo vince? E dammi il bu... No, la banana lì, no, la banana lì, no! Sì, sono molto poveracci, sono molto poveracci. Dammi un razzo! Vabbè, anche questo però non mi fa andare avanti, non mi dà il boost che mi serve! Non so neanche a che giro sono, questo è l'ultimo, ok. No, la banana lì, no! No! Oh, io ce la metto tutta, ma veramente sono sfigato, bisogna dirlo. Molto poveracci, no, però non sto arrivando ultimo, notare, nonostante questa accozzaglia di giappo. E sono molto poveracci, sì sì. Ma io conosco gente che, come vi dicevo, si organizza anche per farsi garantire gli spettatori, cioè tipo si accende 94 dispositivi per avere 94 visualizzazioni spettatori, che da una parte, cioè... Purtroppo, e questo lo dico sinceramente, da uno che non ci lavora su Twitch evidentemente, ma che ama questa piattaforma e ama fare questo genere di cose, però Twitch ti porta, per come è impostato, a ragionare in questo modo se vuoi quantomeno farti notare. Puoi lasciare la scelta ovviamente alle persone, a chi seguire, chi apprezzare o meno, questo ovviamente è una scelta che passa alle persone. Però in generale Twitch non ti mette nella condizione di salire, diciamo, su un palcoscenico con la visibilità che hanno magari i grandi streamer e dire, toh, lascia che gli altri poi decidano. Twitch ti catapulta in fondo se tu hai tre spettatori, uno spettatore. Cioè, se hai uno spettatore che ti guarda nella classifica di quel gioco, tu sei in fondo. Non ti possono vedere. Notare. Non ti possono notare. E magari tu sei lo streamer più bravo del mondo e più bravo di quello che ne ha 100.000. È sempre il stesso discorso, però è così. Questo è un sistema che purtroppo non premia la bravura degli streamer. Quindi magari, nascosti da qualche parte in fondo alle classifiche di qualche videogioco, ci sono degli streamer bravissimi che
spero di andarsene a fanculo come me, scherzo, che meriterebbero sicuramente l'attenzione magari più di tanti altri che invece hanno un po' di iscritti e che non riescono a ottenerla. Adesso voglio leggere poi cosa ne pensa anche Vicky di questa cosa. Finisco qui perché questa è una pista del Kaiser. Diciamo che all'inizio si può chiedere agli amici parenti di stare... Aspetta, Madonna. Che curva. Dove passa il guscio blu? Dove passa il guscio blu? Dove passa il guscio blu? Guarda, guarda, guarda questo, guarda questo, guarda questo. Quindi cosa non ho evitato in questa fase? Cosa non ho evitato in questa fase? Tra l'altro questa è ricordata come una delle piste, e si vede, più difficili di Mario Kart. E si vede che è una delle piste più difficili di Mario Kart. Ho lasciato tutto per vedere se mi dà qualcosa di interessante. Una stella può avere senso se non me la fumo. Madonna. Da qui ho fatto un bing bong. Dai, questo con la stella mi è venuto proprio a cercare. Che bastardo. Che bastardo. Sì, vabbè. 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 C'è quello lì con la stella, proprio bastardo, mi è venuto a cercare. No, questa curva qua è difficilissima con la stella, è difficilissima con la stella. No, non riesco a farla così. Dai, però che sfiga lì. No, adesso è cambiato il verso, dai. Ma se non è sfiga questa, come la chiamiamo? Dai. Dammi un razzo, dammi qualcosa. Ma faccio così, frega un cazzo, tanto ho perso ormai. Manco penultimo mi sa sto giro. Non ce la faccio neanche a sto giro. Ultimo mi sa. E aspetta che ti leggo. Ultimo, no? Vabbè, ma ditemi come fai. No, neanche uno, no, pensavo peggio, cazzo. Allora, diciamo che all'inizio si può stare, chiedere agli amici e parenti di stare in live ed eventualmente di commentare, certo, ma sono persone reali, non follow, assolutamente. Ma quelli che usano la macchina blu con le ruote sono quelli che hai te. Sì, le ruote dovrebbero essere uguali, Ale, il resto no. Ovviamente. Comprare followers non lo trovo sensato, penso che l'onestà è il creare contenuti di qualità. Bravo, brava, scusa perché eri tu. Preferisco guardare uno streamer con zero followers, ma senza tenere che crea contenuti di qualità piuttosto che uno stream milioni di followers con parte. Esatto, ed è quello che ho sempre fatto io. Nel senso, io essendo diciamo uno che crea più contenuti, che faccio l'ultima comunque. Essendo uno che crea più contenuti, che ovviamente che ne guarda. Quei pochi che ho deciso di seguire in questi anni che diciamo mi sono avvicinato a Twitch. Ho sempre seguito degli sfigati sostanzialmente, ma sfigati in termini di followers, nel senso che gente magari che io considero comunque brava, piacevole intrattenere, rispetto a tanti altri che io veramente ogni tanto vado nelle live, vedo che hanno palate magari di followers e qualcheduno magari che li segue anche in live, però sono veramente, cioè dall'altra parte c'è il nulla cosmico. Adesso ho visto che ci sono anche tante ragazze che stanno sperimentando, diciamo, Twitch, ma lo sperimentano facendo leva su che cosa? Sull'aspetto fisico e su quello che dall'altra parte potremmo chiamare come il fenomeno del morto di... che osserva. Però, da questo punto di vista, quelli lì, diciamo, sono followers facili. E che, ditemi dove sta la meritocrazia da quel punto di vista, o meglio, il fatto di dire, cazzo, ti sei meritata veramente coi followers. La maggior parte, e lo si vede che lo fanno palesemente con quello scopo, alcune, non tutte sto dicendo. Per un maschietto, invece, la cosa è ancora più difficile, per mille motivi. Raga, vado, cerchiamo, bella fracca! Grazie di essere passato, sì, tanto, guarda, io faccio ancora, finisco questa qua, e poi devo andare a preparare. E... ma porca troia. Quindi io credo che sia molto, ma molto più produttivo quello che dici tu, Vicky. Cioè, il fatto veramente di guardare uno streamer che ha meno, però che ti fa piacere guardare, crea contenuti di qualità. Ed è il discorso che facevamo sempre con Oscar, che adesso non c'è, ma Oscar la vede esattamente come me.
Cioè, non a caso Oscar è uno di quelli, faccio l'esempio mio, ma non perché io debba essere in questo caso il punto di riferimento, però Oscar è uno di quelli che ha iniziato a seguirmi perché lui ha fatto questo ragionamento con me, soprattutto agli inizi. E mi ha fatto piacere perché io ho ragionato allo stesso modo, cioè, stesso identico modo. Allora, vediamo come chiudo. Per una volta la pianta mi è servita. Oh, per due volte la pianta mi è servita. Oh, per tre volte la pianta mi è servita. Ah, per tre volte la stella mi è servita, anche prima l'ho usata. Ah, sì, ma fammi capire, te che cazzo fai? Dai, nobili. Ciao Vicky, grazie di essere passata, eh. Ci sentiamo poi sulle nostre chat. Buon pranzo a tutti. Minchia qua. Quanto chiuso? Quanto chiuso? Dimmi che ho chiuso quantomeno in bellezza, però. Un quarto posto dignitoso! Un quarto posto dignitoso! Il nonno va a pranzo felice e contento con questo quarto posto dignitoso. Le ragazze puntano proprio sull'aspetto fisico per guardare guadagnare. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? È quello che penso io. Cioè, è veramente, secondo me, è disgustoso. Ed è veramente svilente anche per la dignità della donna. Non so come dire. Il fatto di mettersi lì con le scollature, le cose per farsi vedere. Perché poi arrivano tutti questi bavosi che guardano, no? Cioè, per che cosa? Per guadagnare. Cioè, è di una tristezza immonda. Una tristezza immonda, veramente. Sono d'accordissimo con te. Vabbè, ragazzi, meglio essere, diciamo, diversi, ma salvare la dignità, come dico io, no? Cioè, almeno su queste cose qua, mai scendere a compromessi, almeno io la penso così. Poi ognuno della sua vita fa, della propria vita fa ciò che vuole, ciò che vuole, ciò che vuole. Allora, ragazzi, io me ne vado. Vi ringrazio di essere stati con me questi pochi minuti. Ringrazio veramente quelli che sono passati. Grazie per il tempo fraccato insieme. Sì, no, grazie a te, Ale, grazie a tutti quelli che sono passati. Vi auguro buon appetito, buon pranzo. Io mi vado a mangiare la mia pasta al pesto. E ci sentiamo prossimamente su questi schermi, o stasera, o addirittura, o stasera o domani. Adesso vediamo un attimino. Comunque io vi saluto e vi ringrazio. Un abbraccio dal nonno, viva i cantieri!